Venezia è una città unica al mondo. Qui il lockdown ha avuto effetti pesanti sull'economia, basata quasi esclusivamente sul turismo. Una piazza San Marco quasi deserta. Questa piazza di solito è una piazza piena di persone che si fanno le foto, si fotografano davanti alla basilica, al campanile. Nel silenzio di una città, alle prese con la ripartenza, si aggirano fotografi e televisioni. Piccioni e gabbiani sono i padroni indisturbati. Alle fermate dei vaporetti c'è poca gente, così come ai tavolini dei pochi caffè e ristoranti che hanno riaperto, mentre i gondolieri aspettano. Non si fa affari grandi perché comunque, insomma, sì, per ora è ancora abbastanza cauta la gente, però insomma dai, c'è ottimismo. Per ora c'è il turismo interno. Siamo veneti, perciò ne approfittiamo visto che c'è poca gente. Siamo ancora senza lavoro. Siamo a casa lavoro, siamo allora. Tutti a casa. Siamo venuti apposta per non trovare nessuno. Il bello di Venezia è vederla così libera e non avere l'intralcio della confusione di turismo che non si riesce a muoversi. Chi vive Venezia dice che si deve rimettere al centro la città. Essendoci tanta gente non riesci neanche a muoverti normalmente, magari per andare a fare la spesa. Però comunque i turisti portano anche una maggiore economia. Diciamo che i turisti erano anche troppi qualche volta, c'è da dire. Mentre adesso la situazione si è proprio invertita, è proprio strano veramente. Com'è Venezia durante l'anno? Com'era prima del lockdown? Prima del lockdown era un casino, adesso si comincia a respirare. Ecco, ma è un bene questo turismo internazionale per Venezia? Se è internazionale, sì, ma quello di questi ultimi anni non proprio. Solo nel 2018 qui sono arrivati più di 12 milioni di turisti che hanno portato miliardi di euro. Per i turisti può essere bella Venezia e così, però per chi lavora, per chi ha l'attività, vive con il turismo, com'è? Dura, molto dura. Sì, Venezia vive con turismo internazionale. Ma chi arrivava a Venezia? Un commerciante della zona di Piazza San Marco fa l'identikit. Qui arriva tutto, quindi americani, sudamericani, arriva Nord America, dappertutto, Cina, Giappone, piuttosto che russi, spagnoli, francesi, tedeschi, beh, l'Europa tutta quanta. Il turista italiano è mordi fuggi molto veloce, quindi ci permette di lavorare relativamente, sì. Senza questo flusso turistico internazionale la città soffre. Nella zona delle boutique di lusso non c'è nessuno. Per esempio, una piccola attività commerciale arriva a pagare 12.000 euro al mese di affitto e senza i soldi del turismo si innesca un effetto domino. Sono tantissime le attività chiuse, poi qua c'è un ristorante, anche questo chiuso, è il 3 giugno. Questo è un albergo, per il momento è chiuso. Qua dei negozianti hanno lasciato una lettera con scritto il viaggio del negozio e ormai giunto al termine. Ponte di Rialto, Venezia, i turisti sono ancora pochi e le attività qui presenti su questo famoso ponte sono in prevalenza chiuse. Di solito, ecco, senza il coronavirus com'era Venezia? E qui facevi fatica a camminare, quindi purtroppo noi viviamo solo ed esclusivamente di turismo. I residenti sono pochi e anche tutte le attività ormai si sono dedicate a quello principalmente. Al turismo? Sì. Ecco, qual è la situazione dal punto di vista della vostra attività? Per ora zero prenotazioni, completamente vuoti. Siamo qui che stiamo tentando di riaprire, ma assolutamente nessuna prenotazione. Ma nella città c'è consapevolezza sulla crescita portata dal turismo e i suoi effetti. Secondo me questa chiusura può essere positiva nel senso del fatto di cercare un turismo più di qualità, comunque un turismo insomma, ecco, più rispettoso. Ecco. Quello che è troppo, c'è l'eccesso del troppo il nulla e del troppo. Ecco, ci dovrebbe essere una via di mezzo. Io sono sempre stato contrario al turismo di massa, di base. Però doveva essere fatta una politica sulla residenzialità e senza quella qualcuno deve spendere. Il comitato No Grandi Navi sulle conseguenze della monocultura turistica porta avanti campagne di sensibilizzazione. Una delle proposte che noi diciamo da sempre è che l'unico modo per sconfiggere, diciamo, turistificazione di massa di Venezia è ripopolare Venezia e quindi dare le case ai residenti, abbassare gli affitti, fornire servizi, fornire case, fornire lavori che diano sia dignità che uno stipendio che
possano permettere alla gente di poter vivere e non dover andare via da questa città. Oggi Venezia deve far fronte anche allo spopolamento. Lei vive a Venezia da quanti anni? È nato qua? Nato. Anzi, Isola è Giudecca, dopo sono venuto a abitare. Com'è cambiata negli anni? Tanto più popolazione, rasentavi 200.000, adesso sei in 50.000, è una tristezza. Nella città storica si contano poco più di 53.000 residenti, mentre le stime parlano di oltre 40.000 posti letto nelle strutture ricettive. Quello che si vede dietro l'immagine da cartolina è una città fragile alla ricerca di un difficile equilibrio fra residenzialità, turismo e qualità del lavoro. È un grande vuoto senza vaporetti, senza barche, senza taxi. Sentite il silenzio.